Salve a tutti, rieccoci in questo nuovo video. Sì, sono Carota, vuol dire che questo video l'avrò girato nel giugno 2021. Non so quando usciranno i prossimi video. Allora, mi avete chiesto in molti, c'è cioè una discreta somma di persone che ancora grazie a qualcuno mi segue. Grazie. Allora, la recensione di The Conjuring finalmente esce. Sì, Sara, ce l'ho fatta. No, non sono una carota, mi sono fatta la tinta. Mi sono tagliata con la tinta e sono andata anche al mare in piscina, quindi questo è il risultato di una serie di eventi. Andiamo avanti comunque. Allora, The Conjuring, l'ultimo che è uscito, per ordine del diavolo. Per chi sarà cristiano, fate il segno della croce, l'acqua santa, quello che volete voi. Andiamo, ogni volta che dico quella frase si fa il segno della croce, non so per quale motivo, vabbè. Allora, vi metterò insieme il video da qualche parte, che ho fatto le mie premesse quando sono andata al cinema con il mio ragazzo. Allora, premetto che ho visto tutta la saga di Annabelle, Conjuring, The Nun, La Llorona, Cazziamazzi, eccetera, eccetera, tutto. Allora, questo The Conjuring, bello, a me è piaciuto, sono sincera. Non vorrei fare troppo spoiler, perché magari alcuni di voi non l'hanno ancora visto. Però devo dire che, allora, forse ci aspettavamo tutti un po' più di strizza, un po' più di cagarella, un po' più di paura, eccetera. Però devo dire che tutto sommato si sono concentrati più sulla storia. E questo io l'ho apprezzato, perché alla fine gli horror, secondo me, non sono solo che devi spaventarti o morire di infarto, come c'era la tipo vicino a me, che poi non so per quale motivo. Cioè, c'erano delle scene, comunque, ripeto, secondo me che ci stavano nel complesso. Addirittura c'è una scena che faceva ridere. Però secondo me ci sta che siano concentrati più sulla storia del mio spagnolo, che c'è il mio cane, più sulla storia dei Warren, non ce la posso fare, ma comunque sulla storia della coppia. Diciamo che di per sé, come a livello di spavento, il precedente ovviamente lo supera, però come a livello di storia, di trama e tutto il resto, secondo me questo è veramente bello come l'hanno strutturato, me lo, per il mio gusto personale, ripeto, secondo me le recensioni sono anche a gusto personale. Come horror non mi è dispiaciuto, ci sono i jump scare, ci sono comunque, diciamo che forse la cosa che ha dato più brivido rispetto a questo è stato quello precedente, perché si collegava a tutti gli altri, forse è stato quello la cosa più che ha fatto scalpore, che ha fatto i brividi a tutti. Questo si concentra molto più come una sorta di estensione della trama, della storia di loro, del, diciamo, era più mirata a non essere collegata alle saghe, ma a essere di per sé un film di The Conjuring, ma non ad essere un collegamento come lo è stato il precedente. Però a me ha soddisfatto, c'è anche tantissima gente in sala, anche se non parlavano era un po', era meglio, però io sono stata molto contenta, devo dire, sono stata soddisfatta. Non sono sicura se uscirà un seguito, penso di sì, perché da come l'hanno fatto sembrare non si capisce se è una conclusione o meno. Tra l'altro, una cosa che vi dico non è uno spoiler, semplicemente è un dato di fatto. Doveva esserci una parte finale dopo il finale. Dopo il finale, però non c'è stato, perché hanno ritenuto la casa produttrice di non divulgarlo per non dare o false speranze o per non, diciamo, rivelare se ci sarà mai un sequel, queste cose qua. Ma l'hanno tolto. Quindi, però doveva esserci un doppio finale, poi tutti aspettavamo in sala come dei coglioni, ma non c'è stato nessun doppio finale. Diciamo che da come l'hanno, diciamo, fatto concludere, sembrava quasi che fosse concluso, tra virgolette. Però la cosa del doppio finale fa pensare che magari ci sarà un prossimo, non si sa. Io dico solo questo. Sinceramente, allora, a livello di aspettative tutto, mi ha comunque soddisfatta, però se devo essere sincera mi è piaciuto più il precedente, forse perché mi è piaciuto sta cosa del riallacciarsi a tutti gli altri. Però diciamo che a chi non ha visto tutti i film, questo diciamo che va bene, cioè ci sta, perché appunto anche se avete visto Annabelle e The Conjuring va bene, se avete saltato tipo The Nun o La Llorona o qualche altro film legato alla saga, questo non crea problemi, perché appunto sì, ovvio che se non avete visto Annabelle non ci capite molto di alcune cose, però secondo me ci sta. Se volete sapere in che ordine guardarli, vi lascio sotto il video del mio ragazzo, se riuscirò a mettervelo,
che ha fatto invece un video apposta di tutti i film da vedervi per essere diciamo, in linea con la serie, la saga, quello che, chiamatela come volete, di The Conjuring, Annabella, Llorona, The Nun, eccetera, eccetera. Così se vi interessa potete vederlo, così non lo sto a fare io perché non ce l'ho voglia. Vado già, ragazzi, vi propongo il suo così sponsorizzo anche lui. Niente, detto ciò, vi consiglio di andarlo a vedere se vi piace la saga e tutto il resto perché comunque è molto bello. Niente, ci vediamo in un prossimo video. Spero che la mia recensione piccola, corta, stranamente, vi sia piaciuta. E niente, io adesso non penso che andrò a vedere Saw, non ne so, ve lo so, però andrò a vedere questa specie di Saw, che uscirà al cinema, perché sono comunque curiosa. Anche se vero Saw rimarrà il vero, sempre vero Saw, perché io sono molto legata a Saw, mi piace tantissimo Saw l'enigmista. Anche se quello che uscirà, oh grazie signore, il vento. So che non è uguale, non è proprio, non c'entra un cazzo, però sono curiosa, la vado a vedere, anche perché c'è un buono sconto. Vi saluto, vi vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, lasciate la solita cosa, like, quello che volete voi. Ciao.